Buongiorno, sono Luca Vigni, sono un medico chirurgo e sono il direttore della zona distretto della Società della Salute dell'Alta Valdelsa, zona che raggruppa e contiene 5 comuni, quello principale capofila di Poggi Bonsi, Colle Valdelsa, San Gimignano, Casole Delsa e Radicondoli, per un totale di quasi 64.000 abitanti che incidono in questa zona. Sono qui per presentare qual è la situazione in tempo di coronavirus e cosa è successo e cosa non sta succedendo all'interno della nostra zona. Naturalmente abbiamo dovuto procedere in maniera anche importante con una serie di sospensioni e chiusure di certe attività. Preferisco parlare di sospensioni perché non sono state chiusure ermetiche e complete, ma sono state chiusure di determinati tipi eventualmente di percorsi o di sospensione di certe attività che comunque sia non hanno comportato una chiusura totale. Ad esempio, siamo stati i primi a chiudere gli accessi nelle RSA e nelle RSD e nelle CAP a quelli che erano gli ingressi esterni, con molto rammarico, ma questo ci ha giovato in maniera importante perché facendo i dovuti scongiuri la Valdelsa in questo momento ha 4 RSA, l'RSD e la CAP totalmente COVID-free. Cioè non abbiamo nessun esito positivo al tampone né per ospiti né per operatori. Speriamo chiaramente che questo duri e di questo devo semplicemente e solamente ringraziare tutti gli operatori che hanno veramente collaborato in maniera importante a far sì che nessun ingresso spiacevole ci fosse all'interno dell'RSA. Naturalmente per ingressi spiacevoli mi riferisco al virus in questione. Abbiamo dovuto sospendere tutta una serie di attività di prelievo e di test diagnostici, quelli classicamente facenti riferimento ai presidi distrettuali, prelievi ematici ovviamente fondamentalmente, li abbiamo lasciati contenuti unicamente in un contenitore con un distanziamento superiore orario che è quello del presidio di Poggi Bonsi. Negli altri presidi non abbiamo interrotti, perché andiamo comunque sia su richiesta urgente, motivata dal medico prescrittore o richieste per terapie oncologiche o in gravidanza o per coagulazione, lì continuiamo naturalmente a fare le prestazioni, anche se a domicilio, per cui con estremo sforzo, proprio per cercare di mantenere nel limite del possibile il distanziamento. Non abbiamo chiuso le attività di visite specialistiche, le abbiamo semplicemente distanziate, ma chiediamo una motivazione stringente al prescrittore che siano pertanto urgenti o brevi, cioè a dire leggermente meno urgenti rispetto all'urgenza conclamata. Abbiamo naturalmente contenuto nei limiti del possibile tutti gli altri servizi. La salute mentale infanzia e adolescenza, il servizio delle dipendenze, ma tutte attività che abbiamo continuato ad offrire quanto più possibile con distanziamenti o con sistemi a distanza, colloqui, videocolloqui, tutto quanto è stato possibile contenere nei limiti del distanziamento e quanto è possibile mantenere. Per quello che riguarda l'attività ordinaria, abbiamo una equipe USCA, unità speciale di continuità assistenziale, collocata fisicamente a Colle Valdelsa, ma che opera su tutto il territorio. Abbiamo avuto dei colleghi, la fortuna di avere dei colleghi dell'equipe, anche infermieristiche, molto efficienti, molto capaci, molto disponibili, che si sono integrati in maniera brillantissima con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta che hanno loro stessi collaborato e stanno collaborando in maniera fattiva, ci sentiamo continuamente sia con i colleghi infermieri che con i colleghi delle cure primarie, con i medici di medicina generale per attivarsi e portare avanti nei limiti del possibile percorsi già presenti e già attivati. Il personale infermieristico non ha assolutamente lasciato perdere, anzi, si è aumentata l'attività sul domicilio, sulle persone già seguite cronicamente a domicilio, non è che sono stati assolutamente abbandonati i casi pesanti di assistenza domiciliare integrata, ma sono stati anzi continuati e proseguiti in maniera più importante per evitare che ci fossero
come perdite di determinati tipi di assistenza assolutamente pesanti. Un ringraziamento mio è doveroso a tutti gli amministratori, sindaci ed assessori con i quali abbiamo istituito delle chat di colloquio continuo e costante, ci sentiamo in maniera continua sia in videoconferenza sia in chat per condividere tutte quelle che sono le varie necessità e possibilità, dai buoni spesa alla gestione delle donazioni. Abbiamo avuto anche noi, per fortuna come altri, delle donazioni importanti sia in ambito economico per una diciamo raccolta che è stata gestita dai comuni, sia per delle donazioni di mascherine ed altri DP da parte di associazioni ed enti del territorio. Per cui posso dire in conclusione che i nostri servizi hanno naturalmente portato a delle chiusure e delle sospensioni. Posso tranquillamente dire, anche in ragione delle non proteste che abbiamo ricevuto, non richieste particolari che abbiamo ricevuto, che il servizio è proseguito e le attività sono proseguite. Contiamo che di poter sperare che i nostri 55 positivi restino tali. Purtroppo abbiamo avuto un decesso in una prima fase.